Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz e bentrovati per questa nuova diretta di Osservatorio Antimafia. Con voi, come sempre, Antonella Intrenò. E Ugo Lombardi. Salutiamo la regia centrale da Treviso, Rosario Moreno. Ciao Rosario. Ciao, buonasera a tutti quanti, un caro saluto. Salutiamo Massimo Bonella, editorialista di PianetaOggiTV.net da Venezia. Ciao Massimo. Sì, ciao Antonella, ciao Ciao Ugo. Massimo. E diamo il benvenuto all'ospite di questa sera, Massimiliano Noviello, il dottor Massimiliano Noviello, che assieme a Gennaro Del Prete ha fondato Cooperativa 21. Buonasera, Massimo, Buonasera, Massimiliano. Massimiliano. Buonasera, buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito. E, con te, Massimiliano, questa sera parleremo ai nostri ascoltatori, racconteremo ai nostri ascoltatori una storia molto bella, una storia di riscatto, di legalità. Una storia che è stata anche balzata agli onori della cronaca perché nasce da una tragedia, purtroppo. Nasce dall'omicidio di due genitori, rispettivamente appunto il padre di Massimiliano e di Gennaro, Federico Del Prete e Domenico Noviello. Ma prima di entrare nel merito della trasmissione e quindi dare la possibilità a Massimiliano di raccontare la sua storia, la storia di Cooperativa 21, passo la linea a Rosario Moreno per i saluti al network e di seguito a Massimo Bonello per gli ultimi aggiornamenti. Prego, Rosario. Grazie Antonella, buonasera a tutti quanti. Velocissimamente ricordo a tutti gli amici che è aperta la chat sul nostro sito e su tutti i siti collegati col network, Radio Science Network. Ci potete ascoltare su tutte le web radio del network e sulle web TV, Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Radio Valdichiana dalla Valdichiana, Modena Noi Radio sempre da Modena. Ovviamente siamo anche su Radio Saiuz e Radio Saiuz Classica. Per quanto riguarda invece la web TV, ci potete seguire sui nostri canali su Facebook, Livestream e sul sito radiosaiuz.it. Antonella, ti la linea. Che ripasso subito a Massimo per gli ultimi aggiornamenti. Prego, Massimo. Grazie Antonella, alle 22.05 prendiamo la linea per delle informazioni. Subito l'attenzione puntata sulla Turchia. Come sapete, è un paese dove vengono trattati in maniera a dir poco male i giornalisti. Ci sono più di 150 detenuti, giornalisti che solo per aver fatto il proprio lavoro. Molte testate sono state chiuse e poi abbiamo il problema adesso del nostro connazionale, il collega Del Grande, che rimane bloccato lì, non riesce a tornare a casa. Poi noi sentiamo sempre quelle, come dire, falsità, proprio così palesi alla luce del sole, di Erdogan che parla tanto di democrazia, che alza la voce contro gli altri stati, dovrebbe imparare qualcosa di più verso questi stati che lui ha sempre da criticare. Detto questo, mi sembrava doveroso, anche perché insomma è un nostro collega alla fine. Vediamo quali sono le ultime notizie e non sono buone. Una delegazione del consolato italiano di Smirne è stata respinta nel centro di detenzione amministrativa di Murla, costa meridionale della Turchia, dove è trattenuto Gabriele Del Grande. Il rapporto italiano fermato 10 giorni fa al confine con la Siria. In serata fonti turche hanno riferito che l'autorizzazione alla visita delle autorità consolari potrebbe arrivare dopodomani. Ieri Del Grande, che aveva potuto parlare con la famiglia, aveva annunciato lo sciopero della fame e invitato alla mobilitazione, appello dell'FNSI per la liberazione, manifestazione il 2 maggio. Veniamo al caso Report, una trasmissione, una devo dire delle poche trasmissioni prodotta dai net, da quella che è la televisione italiana, parlo in generale, cioè privata e statale. Report è una trasmissione che si evidenzia per aver sempre portato la verità sotto la luce del sole o sotto i riflettori, come volete voi. Allora, vediamo cosa succede. Adesso bisogna impedire l'editto bulgaro del duo Renzi-Anzaldi contro Report, così i parlamentari 5 Stelle in commissione di vigilanza Rai dopo le polemiche
la trasmissione occupatasi dei vaccini. Il servizio pubblico deve essere tale, quindi tutelare tutti i programmi di inchiesta, dice il Movimento 5 Stelle, dietro la selvaggia aggressione politica che paventa la chiusura di Report, c'è un disegno molto chiaro: avere una RAI che non fa informazione indipendente, aggiungono. E se la RAI non fa servizio pubblico, il canone non può essere corrisposto. A proposito del programma, ieri la ministra Lorenzin aveva parlato di grave disinformazione senza contraddittorio. Dunque, poi la Magioni ha detto che non sarà chiusa Report, non è mai passato per la mente di chiudere questa trasmissione. E giriamo pagina, veniamo alla vicina Istria. A tale proposito, anzi, salutiamo, noi sappiamo che abbiamo diversi ascoltatori da quelle zone, o meglio, da quelle bellissime zone. In modo particolare salutiamo una nostra collega di Radio e TV Capodistria, la Monica Bertoc. E detto questo, vediamo allora le notizie. Ce n'è una che riguarda un po' anche noi, cioè a Montebellune, presso il liceo Levi. Quest'anno si propone ai propri studenti la conferenza dal titolo Dall'italianizzazione forzata dell'Istria alla tutela della minoranza autoctona, di lunedì 24 aprile presso l'Aula Magna del liceo Primo Levi di Montebelluna, a partire dalle ore 11, con la presenza del presidente dell'Unione Italiana, onorevole Furio Radin. Quindi ci sarà l'intervento di Radin, molto probabilmente ci saremo anche noi Sì, come sì. Pianeta Oggi TV e RST Radio Science TV. Proseguiamo, dunque, sabato 22 e domenica 23 aprile avrà luogo la festa del patrono di San Giorgio e la festa dei Salinai. Per sabato 22, scusate, qui siamo a Pirano. Allora, a Pirano c'è questa interessante iniziativa, la ripeto, sabato 22 e domenica 23 aprile avrà luogo la festa del patrono di San Giorgio e la festa dei Salinai. Per sabato 22 il programma degli eventi è ricco: in piazza Tartini si parte alle 9 con il mercatino e le bancherelle, si continua alle 10:30 con le danze dei gruppi folcloristici, alle 11:30 comincia la festa con il gruppo in costume, la Famea dei Salineri. Alle ore 12 iniziano i laboratori e i giochi per i bambini. Il pomeriggio prosegue con la tombola e l'esibizione dei cori del comune di Pirano. Domenica 23 alle ore 9:30 in piazza Tartini si canterà l'inno con il coro Giuseppe Tartini e il coro Giorgios. La giornata prosegue con la messa in onore di San Giorgio, patrono di Pirano. Detto questo, vediamo se abbiamo qualche aggiornamento dell'ultimo momento da potervelo dare al volo. Sto guardando un attimo. Dunque, sì, c'è un lancio, vedo anche dal televideo, riguardo Le Pen: Francia al popolo, insurrezione, con tanto di punto esclamativo. Ma questa notizia la riprendiamo dopo in coda al programma. Nel frattempo la linea da Venezia torna a Bari, Antonio Entrano e Ugo Lombardi, so che avete anche un ospite molto importante. A voi. Grazie Massimo, sì, Grazie infatti Massimo. è un ospite molto importante per la storia che ci racconterà questa sera. Allora, lo ricordiamo, siamo in collegamento con Massimiliano Noviello, che salutiamo ancora e che ancora ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Dunque, Massimiliano, tu assieme a Gennaro Del Prete avete fondato Cooperativa 21. Partiamo un po' dalla fine, partiamo dalla nascita della vostra cooperativa. Ecco, perché nasce e soprattutto in quale territorio operate, ed è questa forse la cosa più importante. Buonasera, Cooperativa 21 nasce dalla storia di due figli di vittime della criminalità organizzata. Quindi nasce dalla storia di Gennaro Del Prete, che è figlio di Federico Del Prete, e di Massimiliano Noviello, che sono io il sottoscritto. Nasce dalla voglia di riscatto, perché sia io che Gennaro, mi ripeto, siamo figli di vittime della criminalità organizzata.
Cooperativa 21, la storia di Gennaro del Prete è quella di essere il figlio di Federico del Prete, che era un sindacalista, il quale aveva denunciato nel lontano 2001 l'imposizione dei sacchetti nei mercati rionali. E ci fu addirittura un vigile urbano compiacente con la malavita organizzata che volle la morte di questo sindacalista, perché il giorno dopo doveva depositare nel processo contro di lui. Esatto. E Federico, perdonami Massimiliano, Federico, sì, del Prete avrebbe dovuto essere, era prevista la sua deposizione come testimone proprio nel processo che era nato dalle sue denunce. Sì, si parlano di oltre 80 denunce che aveva raccolto. Esatto. E questo perché? Perché è importante magari, ecco, dare un dato in apertura, giusto perché qualcheduno si renda conto dell'enorme giro d'affari che si è sviluppato attorno agli shopper, alle buste, tanto per intenderci, ascoltatori, i sacchetti che voi utilizzate quando andate a fare la spesa, o altro materiale plastico, correggimi se sbaglio Massimiliano, parliamo, sì, perché di bicchieri, piatti, bicchieri, posate, ma soprattutto, esatto, sacchetti shopper che sono in circolazione, sono illegali perché vengono commercializzati shopper fatti in PE, in polietilene, e non quelli biodegradabili e compostabili. E c'è un giro d'affari dove noi lo spieghiamo molto bene in uno spot televisivo che è andato in onda poco tempo fa, che si chiama Un sacco giusto. Infatti vi invito ad andare su YouTube e quindi digitare Un sacco giusto, e quindi vedete questo spot dove spiega il fatturato di oltre 160 milioni di euro che è stato fatto in collaborazione con Lega Ambiente. Quindi sono dati forniti da Lega Ambiente nazionale, e dove 160 milioni è giro d'affari, 160 milioni di euro giro d'affari di questi shopper illegali, dove c'è oltre 50 milioni di euro maggiori costi di smaltimento, e si parla di un'evasione fiscale di oltre 30 milioni di euro. Quindi stiamo parlando di grosse cifre, quindi di un grosso mercato illegale. Esatto, sono 40.000 le tonnellate di plastica prodotte in maniera illegale e 1,3 miliardi di shopper illegali distribuiti sul territorio. Quindi questo è giusto, sì, perché si possa inquadrare la situazione. Noi operiamo nell'area più volte definita terra dei fuochi, perché ci troviamo, Cooperativa 21 nasce, mi ripeto, dalla storia di questi di due vittime della criminalità organizzata che hanno voluto trasformare il loro dolore in impegno, perché non è facile trasferirvi il dolore e la rabbia che si prova nel vedere un proprio genitore a terra in una pozza di sangue. Quindi ci sono vari modi di reagire, e io non ho voluto piangermi addosso, ma ho voluto trasformare, mi ripeto, il dolore in forza. E quindi con Gennaro abbiamo fatto questa cooperativa che si chiama Cooperativa 21, e il 21 nasce dal fatto che finalmente c'è stata questa giornata nazionale che è stata concessa, giornata nazionale dove per anni Libera si è anche ha combattuto affinché venisse giornata nazionale per i familiari delle vittime, e quindi l'abbiamo dedicato il 21, serve a ricordare il 21 marzo, no? Quindi Cooperativa, esatto, 21 richiama quella giornata. E noi operiamo nella terra dei fuochi, quindi in Campania, precisamente nella provincia di Caserta, e noi commercializziamo, quindi non siamo produttori, e commercializziamo tutto ciò che è biodegradabile e compostabile con enorme difficoltà, perché purtroppo quindi è nata Cooperativa 21 soprattutto per contrastare l'imposizione e questa commercializzazione di sacchetti illegali in questo territorio così difficile. Seconda cosa, ben vengono le testimonianze, le iniziative
di legalità sul territorio, però abbiamo bisogno di creare un'economia sana sul territorio affinché facciano rete con le varie realtà virtuose sul territorio. Quindi abbiamo detto no, noi che dobbiamo fare? Dobbiamo metterci in gioco e creare, quindi abbiamo creato una cooperativa sociale di tipo B che ha l'obbligo di reinserire le persone svantaggiate e quindi creare posti di lavoro, contrastare l'imposizione, quindi la criminalità organizzata, e in più salvaguardare l'ambiente, perché è facile piangersi addosso, è facile criticare, ma è difficile costruire. Quindi noi abbiamo deciso di fare qualcosa di costruttivo e quindi questo così ci è l'obiettivo della vostra cooperativa, insomma, è la ragione per la quale avete deciso tu e Gennaro di fondarla. Tuo padre, Massimiliano, è stato assassinato il 16 maggio del 2008 a Castel Volturno. Sì, Castel Volturno è un comune limitrofo a Mondragone, dove fu assassinato, dove Federico Del Prete ha fatto la propria battaglia. E quindi io con mio papà gestivamo un'attività imprenditoriale gestita a nucleo familiare, perché sia io che il mio papà gestivamo un'autoscuola, e quindi quando poi subimmo questa richiesta estorsiva entrammi denunciammo, nonostante la nostra attività si trovasse accanto al commissario di polizia a 100 metri dalla caserma dei carabinieri. Denunciammo, partecipammo attivamente all'arresto perché furono messe addirittura delle cimici all'interno delle attività, e quindi queste persone furono prese in flagranza di reato. Dopo sette anni dalla denuncia noi non abbiamo fatto altro che isolarci, perché poi all'epoca la denuncia fu fatta nel periodo di Pasqua del 2001 e all'epoca non c'erano tutte queste associazioni, queste Liberal, le associazioni anti-racket, quindi all'epoca era addirittura un tabù parlare di criminalità organizzata, quindi noi pensavamo che questo senso di isolamento in cui ci siamo trovati ha fatto sì che noi divenissimo dei bersagli. Infatti quando il clan Bidognetti, quindi la famiglia Bidognetti che gestisce quell'area, volle attuare un periodo stragista, perché ci furono alcuni pentiti che iniziarono a collaborare, ci fu la moglie di un capo clan che addirittura invitava gli altri a pentirsi, quindi il clan mostrava segni di debolezza e quindi decisero di attuare una politica stragista. Stiamo parlando del clan dei Casalesi, giusto per sì, clan dei Casalesi, sì, fazione bidognettiana, sì, clan dei Casalesi. Sì. E addirittura ricordo che all'epoca ci fu il ministro Maroni, che era il ministro dell'interno, parlò addirittura di guerra civile. Infatti fu mandato l'esercito in quel territorio e si parlava del modello Caserta, il famoso modello Caserta, perché ci stavano non so quanti checkpoint in mezzo alla strada, quindi l'esercito per strada in aiuto delle autorità, quindi polizia e carabinieri, per dare un maggior controllo sul territorio. E il mio papà il 16 maggio 2008 fu assassinato per due motivazioni: la prima perché aveva osato sfidare il clan e quindi doveva pagare per questo affronto, e la seconda motivazione fu perché la sua morte doveva servire da monito per gli altri imprenditori. Cioè il messaggio che vollero dare era quello di dire: questo è la fine che fa l'imprenditore che osa sfidarci, e quindi sappiate che questo è quello che rispetta. Infatti poi ci furono, perché io poi con la mia famiglia ci siamo costituiti parte civile, ho presenziato i processi, ed è uscito fuori da più pentiti che addirittura quelle stragi che furono fatte fece incassare i clan fecero degli enormi incassi, perché alla prima richiesta, quindi la prima somma di denaro che chiedevano, veniva percepita, cioè che chiedevano 10.000 euro
per quieto vivere, e loro pagavano 10.000 euro, non c'era più la trattativa, cosa non che avveniva, certo, prima, certo, quindi avevano creato un terrore non indifferente. Eh certo, che poi è quello su cui giocano sempre per riuscire ad attuare i loro piani criminali. Tra l'altro, durante il processo, ricordiamo che è stato processato Giuseppe Setola, che era il killer dei Casalesi, che poi in seguito si è pentito, il quale ha dichiarato che l'omicidio a Noviello, cioè l'omicidio di tuo padre, è stato fortemente voluto proprio per dare, come dicevi tu, un segnale a tutti gli altri imprenditori, e che addirittura qualche minuto dopo l'omicidio ci sono stati dei veri e propri festeggiamenti con tanto di champagne. Quindi questo per dare l'idea agli ascoltatori della ferocia e della meschinità di questa gente. Di seguito però voi avete dato un segnale bellissimo, quindi è nata la cooperativa 21 su questo territorio decisamente difficile. Come ha reagito il territorio alla nascita della vostra cooperativa? Siete venuti fuori da quell'isolamento nel quale purtroppo le vittime di mafia vengono costrette? Premesso che il territorio ha impiegato del tempo, perché poi Castelvolturno è un territorio molto difficile, perché è un territorio dove ci sono 25.000 abitanti residenti, altri 25.000 abitanti domiciliati, e quindi ci sono oltre 50.000 persone, di cui il 50% sono di varie etnie, e quindi le varie mentalità, le varie culture, le varie modi di pensare diversi, no? E quindi dalle piccolezze, cioè che può essere una raccolta differenziata, già lì è più difficile rispetto ad altri comuni, ad altri contesti, e quindi io non mi aspettavo che dopo soli 2 anni, quando mi fu proposto di far parte dell'associazione anti-racket voluta fortemente da Tano Grasso, che è il presidente onorario del FAI, Federazione Antiracket Italiana, io ho partecipato, diciamo, sono stato tra virgolette onorato e felice di far parte di questa associazione. Perché? Perché per stare bene con me stesso, perché non è facile. Io per molti anni mi sono poste parecchie domande, il perché di quella morte assurda, e allora oggi che è nata questa associazione che accompagna gli imprenditori nella denuncia, evita l'isolamento degli imprenditori, e quindi io avrei voluto fortemente che qualcuno nel 2001 ci indicasse la strada da seguire, evitasse che noi stessimo soli. E quindi quando è nata questa associazione, è nata con 3-4 persone, oggi siamo oltre 20 imprenditori che rispetto al sottoscritto che vive sotto scorta sono dei semplici cittadini liberi, quindi degli imprenditori liberi. Massimiliano, sono Ugo Lombardi, ci siamo sentiti prima della trasmissione, ci siamo sentiti per telefono, e la domanda che mi è venuta spontanea prima ancora di conoscere la tua storia per l'intero è una domanda che credo ogni nostro ascoltatore si ponga: come mai la politica ha mostrato i muscoli in parecchie circostanze, lo fa, e non il cervello? Cioè, voglio dire, io ti ho chiesto perché queste buste. Prego i nostri ascoltatori di andare a leggersi la differenza fra degradabile, biodegradabile e compostabile, per chi non lo sappia. È importante, insomma, quello che fate voi, perché voi tutelate soprattutto l'ambiente, oltre che la legalità. Certo. Ma mi chiedo, lo Stato, la politica, il governo, piuttosto che mostrare i muscoli, secondo te, non avrebbe potuto chiedere, sempre attraverso vie politiche, che a interessarsi di questo problema, diciamo, soprattutto ecologico, fosse le istituzioni, quindi fosse il comune? Perché, piuttosto che mettere l'esercito in questo caso, secondo te, non ha chiesto ai politici locali di produrre e dare gratuitamente buste compostabili all'utenza?
Allora, oggi premesso che non ci sono soldi e non c'è personale per una volante, quindi in tanti comuni ci sono. Tenete presente che oggi la maggior parte dei poliziotti che ci sono in giro sono oltre cinquantenni, quindi già non, i concorsi sono andati a ridurre perché quindi c'è poco personale. I controlli purtroppo ce ne sono, ma sono pochi o pochissimi, anche se c'è da dire che proprio qual'altro ieri ho letto che in a Salerno è stato fatto un bel sequestro di scioperi illegali, quindi questo è giusto che venga detto da parte della Guardia di Finanza. Per quanto riguarda noi, siamo una cooperativa che si occupa della commercializzazione, non produciamo scioperi, ma a nostra volta li acquistiamo da un nostro rivenditore e siamo c'è un'associazione di categoria che si chiama Asso Bioplastiche che vigila, cioè è l'associazione che tutela sia noi imprenditori e sia chi fabbrica, perché poi loro sono coloro che giustamente hanno un danno maggiore perché sono produttori, quindi c'è tutto poi un... E purtroppo i controlli, mi ripeto, non ci sono, sono sempre pochi e soprattutto il cittadino, non le nego che più volte nel proporre lo sciopero in qualche attività commerciale sono stato anche cacciato a malo modo, perché... il fine ultimo è sempre l'aspetto economico, perché purtroppo certo. La busta legale, un sacco giusto, perché un sacco giusto, proprio così come dice lo spot, purtroppo ha un costo maggiore, perché c'è il costo del personale, l'IVA che va versata, i contributi che vanno pagati, il trasporto, e quindi è ovvio che le cose illegali costano molto di meno e il commerciante guarda ovviamente l'aspetto economico, i controlli non ci sono e quindi purtroppo... Ma intanto Massimiliano, scusami, ma la popolazione anche diciamo si è tenuta lontana da informazioni, magari anche minacciata oppure sottomessa, non lo so, troviamo insieme il metodo, quello che vogliamo, la definizione migliore, ma no. Voglio dire, scusami, voglio soltanto dirti una cosa. Sì. Hai detto all'inizio che tu vivi in un territorio, noi non siamo lontani da quello, anche qui, della terra dei fuochi, no? Sì. Allora, se la gente non ha ancora compreso che tutto quel materiale buttato lì e non è soltanto radioattivo, ma c'è altro, sta provocando una decimazione e una moria dell'essere umano, quali altre prove pretende di avere per poter cambiare il modo di vivere? Ma purtroppo c'è anche un fenomeno di illegalità diffusa. Mi ripeto, se un'azienda un'azienda che vive acquista dei prodotti, il 50% è fatturato e l'altro 50% non è fatturato, per smaltirlo, purtroppo lo deve smaltire in maniera illegale, quello è il controllo, quindi ci vuole anche un maggior controllo di lotta all'evasione sotto questo aspetto. Ci vorrebbe forse una maggiore volontà, perché poi alla fine diciamo che questo mercato illegale produce 42 milioni di euro e sono pari a 9 milioni di IVA. Se tutto fosse fatto rientrare nel mercato legale, il fatturato salirebbe a 72 milioni di euro e a 16 milioni di IVA. Quindi è chiaro che il discorso economico purtroppo è intimamente legato alla cultura della illegalità. Ecco perché quella di Cooperativa 21 è una realtà estremamente coraggiosa, perché non solo si va a contrapporre. Prego, Matilde. Sì, volevo dire, voglio dire che comunque negli ultimi tempi, da quando hanno inquinato questi territori e ci sono parecchi bambini che comunque portano i segni, soprattutto nella zona di Caivano, ci sono tanti bambini che ci sono parecchi casi di tumore.
E quindi se prima il problema riguardava solo l'imprenditore ed era una tassa per della tranquillità, oggi il problema, perché poi l'oro nero, così è stato definito, sia i rifiuti e tutto ciò che ha causato poi l'inquinamento di quei territori, non ha fatto sì che oggi parecchi cittadini sono scesi in piazza, perché è insolito che di solito è un figlio che vede il padre, prima o poi sa che dovrà andare via, ma un genitore che deve vedere il proprio figlio che deve morire per un male causato da altri, dovuto un po' all'ignoranza e un po' a questo menefrechismo per il prossimo, e allora tanti sono scesi in piazza. C'è tanto da fare ancora, quindi se prima avevano più consensi, oggi ne hanno molto di meno. E queste sono percentuali, sono numeri, quelli dei bambini, intendo dire, che hanno purtroppo sviluppato il tumore, il cancro, sono numeri destinati a salire. Sì. Adesso diciamo stiamo avendo un minimo riscontro, fra 10-20 anni sicuramente quei bambini che saranno adulti purtroppo vedranno sviluppare una malattia che li condannerà, oltre all'enorme danno ecologico che è stato effettuato, e anche quello presenterà il conto col venire del tempo. Ma Massimiliano, vorrei chiederti chi è il responsabile della diffusione dei sacchetti illegali, e al di là della motivazione economica, quali altri sono le ragioni che spingono a scegliere questo tipo di mercato? Allora, per quanto riguarda l'acquirente, l'aspetto economico, ma tanti oggi la criminalità ha cambiato pelle, nel senso che mentre nel 2001 noi ricevemmo una richiesta estorsiva sotto forma di denaro, ci chiesero 30 milioni di lire, perché nel 2001 c'era lira euro, era parallelo, quindi ci chiesero queste somme in denaro. Oggi invece che fanno? Si nascondono dietro ad una fornitura, che può essere il caffè, lo zucchero, lo shopper o da altre tipologie di prodotti. E quindi il sacchetto, che è un materiale di consumo, alla fine, essendo un materiale di consumo, l'aspetto estetico conta ben poco, alla fine mi serve per far veicolare la merce. E pertanto tanti preferiscono pagarla, essendo una minaccia velata, perché si capisce e non si capisce. Quindi stesso il fornitore dice, vabbè, tanto a me servono questi shopper, alla fine se pago qualche centesimo in più, essendo illegale, non fanno altro che finanziare la criminalità, oltre che inquinare l'ambiente, perché non sono a norma, e in più pagano la tassa della tranquillità. E quindi è difficile anche da parte delle autorità capire l'aspetto vero e proprio, cioè dove finisce l'estorsione, dove c'è l'imposizione, perché comunque è difficile dimostrarlo, non è molto facile, quindi c'è una difficoltà maggiore anche da parte delle autorità, quindi a vantaggio della criminalità. Questo è... Tornando un attimo al processo che ha visto protagonista Setola in quanto il killer di papà, hai detto che vi siete costituiti parte civile. È una cosa abbastanza tipica costituirsi parte civile in un processo penale. Allora, costituirsi parte civile significa chiedere un risarcimento economico alla criminalità, però farlo nel processo penale è come se fosse un atto di sfida, perché tu non fai altro che chiedere giustizia nelle aule del tribunale, mentre tanti lo fanno solo quando c'è un... perché finisce il processo penale, poi tu hai del tempo per costituirti parte civile nella causa civile. Lì è la causa civile solo per l'aspetto economico. Mentre nel processo penale, mi ripeto, è forte, perché tu chiedi giustizia, e non solo noi ci siamo costituiti parte civile, ma nel processo per l'omicidio di Domenico Noviello si è costituito il Ministero dell'Interno,
la Federazione Tirac Italiana, SOS Impresa, il Comitato Don Peppe Diana e tante altre associazioni, per oltre alla famiglia, per non lasciarci soli. Sì. E quindi è un atto forte. Tenga presente che poi abbiamo dovuto anche non le dico poi quello che bisogna ascoltare nelle aule del tribunale, mi pento, mi spento, mi pento, mi rispento, e quindi è difficile, sì, perché poi tante volte loro, per legge, la legge glielo consente, ogni qualvolta vogliono rilasciare delle dichiarazioni, anche se a volte sono vomitevoli, però hanno il diritto alla parola. E le dico, le dirò di più, nelle aule loro addirittura hanno deciso di non essere filmati, perché ci sono state varie televisioni che vogliono addirittura filmare il processo e loro non hanno voluto. Allora io dico, è mai possibile, quando il mio papà stava a terra, una pozza di sangue, è stato ripreso, a nessuno è stato chiesto nulla. Loro, che sono stati gli artefici di quell'omicidio, hanno il diritto di non farsi riprendere in un omicidio che comunque ha creato, non a caso, un danno sul territorio non indifferente, non a caso si è costituito parte civile il Ministero dell'Interno. Quindi la rilevanza di quell'omicidio è stata notevole. E la tua vita, Massimiliano, ricordandoti che ci diamo del tu, la tua vita è quella della tua famiglia, com'è cambiata? Sì, io tu hai detto che vivi sotto scorta. Sì, però sì, è cambiata, perché io all'epoca i miei figli avevano, il maschietto due anni e la femminuccia un anno, quindi ho dovuto comunque far capire ai bambini questa presenza di queste due persone fisse con me, che sono degli amici. Poi col tempo, crescendo, hanno iniziato a capire, e adesso già hanno, cioè, 11 anni il maschietto, la femminuccia 10 anni, si portano 11 mesi di differenza. Sì. E quindi non è facile, perché poi bisogna organizzarsi la vita prima. Però io quello che tendo, voglio che voglio mandare un messaggio forte, è quello di dire: il mio papà è stato insignito della medaglia d'oro al valor civile. Allora, più volte io questa cosa, sono onorato di questa onorificenza, però dico, oggi premiamo una persona per aver fatto semplicemente il proprio dovere. E allora dico, le persone, cioè a volte questo termine legalità viene più volte abusato, ma diciamo normalità. Sì. Allora dico, non è possibile, oggi stiamo evidenziando, stiamo anche elogiando una cooperativa che fa semplicemente il proprio dovere, cioè commercializza, shopper, che la legge prevede, perché dal 2015 non si possono più commercializzare shopper fatti in propria etilene, cioè quelli illegali, sono stati banditi, invece no, purtroppo. E quindi io dico, ma allora questo mi carica, è come se fosse una carica per me, dico, non è possibile che io debba accettare una cosa del genere. Allora tendo sempre a, e quindi anzi invito anche i tanti giovani a non prendersi, cioè a trasformare tutti i loro disappunti in qualcosa di costruttivo, qualcosa di concreto, qualcosa di oggi esistono tanti beni confiscati, partecipate, appropriatene, cioè trasformiamo le cose brutte, orrende, in qualcosa di bello. Certo. Massimiliano, potrebbe, secondo te, potersi fare un'altra deduzione, al di là del tantissimo rispetto e sdegno nei confronti di queste azioni barbare che appartengono ad uno schifo di passato, scusami, potrebbe tentarsi di dare noi la medaglia d'oro ad uno Stato se riesce a prevenire questi episodi, piuttosto che intervenire dopo? Noi saremmo pronti a dare ad uno Stato che funzioni la medaglia d'oro, cioè vorremmo darla noi a loro la medaglia d'oro, che ne pensi? Io penso che se riuscissero a farlo prima, io penso che lo Stato siamo cioè lo Stato siamo noi cittadini, quindi è troppo semplice additare agli altri il dovere di tutti, di ognuno. Cioè, sì, perché quando noi, io e mio papà denunciammo,
Noi abbiamo fatto semplicemente il nostro dovere, però in quel contesto eravamo la mosca bianca, in un contesto dove la normalità era pagare. E quindi io dico, se tutti denunciassero, se tutti, ma mica ci possono assassinare tutti, premesso che è insolito che una persona che denuncia il racket venga assassinata, perché solo una persona così stupida come Setola, infatti non a caso ha distrutto il clan dei Casalesi, non distrutto ma l'ha ridimensionato. Non a caso dopo la cattura di Setola hanno catturato gli uomini e subito dopo sì. a Zaccaria. Quindi se andiamo poi a guardare un po' come sono andati gli eventi, la storia ce lo insegna anche con Rina, no? Quando sì. ha attaccato lo Stato, poi lo Stato si è sentito in dovere di intervenire con forza e quindi li ha catturati. E quindi quando la criminalità deve dimostrare, in quel caso significa che è debole, mentre quando non ha bisogno di dimostrarli significa che sono più forti, perché hanno tanti consensi. Quello che voglio dire, io penso che tutti, senza gesti eroici, oggi ci sono i mezzi, ci sono oggi con addirittura noi con l'associazione, tante volte il prefetto cammina per strada, entra nei negozi invitando gli imprenditori a far capire che il prefetto non è più un'istituzione che sta nelle mura, ma bensì è una persona come tutte le altre che puoi tranquillamente incontrare, dialogare e parlare. Cioè, però non possiamo sempre aspettare che gli altri facciano, gli altri dicano, gli altri si mettono in gioco, ma senza gesti eclatanti. Oggi ci sono confidenti con le autorità, la magistratura, tramite PEC si può, insomma, ci sono i siti con le email dei magistrati, quindi ci sono vari modi per far veicolare un messaggio senza esporsi, però intanto quindi puoi notiziare le autorità competenti, no? Certo. Ma Massimiliano, scusami, l'episodio di quest'anno, l'anno corrente, se non sbaglio, sì, 2017, quello dei senegalesi, quelli che si sono, gli ambulanti che si sono ribellati alla camorra, è stato un gesto eroico o inconsapevole? I senegalesi, quello che è successo a Napoli, certo, giusto? Certo, sì. Sì. Non conosco bene gli eventi, so che lì 10 euro. Nei particolari non vi so dire, so che è successa una sorta di litigio tra i vari, tra coloro che la criminalità che gli voleva imporre, insomma, questa sì, perché anche loro subiscono, cioè il senegalese che va vendendo è a sua volta l'ultima ruota del carro, perché dietro è colui che si espone, ma dietro c'è tutto un mercato e tutta una fabbrica che fa fatturati. E quello, cioè, io mi ripeto, anzi voglio dire, con questo, cioè, adesso le autorità o chi è preposto al controllo non se la deve prendere col singolo commerciante, ma bensì chi fa il proprio business, cioè chi sono, cioè bisogna individuare la filiera illegale partendo da chi lo commercializza, ma soprattutto chi fa il proprio business su questo, cioè chi produce milioni e milioni di sacchetti. Quindi, cioè, questo voglio andare dire, all'origine, sì, del problema. Sì, 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 non prendercela solo con il commerciante, che poi alla fine un po' preso per la gola per le difficoltà economiche. Ovvio, se il commerciante poi ci vuole, insomma, viene riavvisato, poi bisogna comunque pur intervenire. Questo voglio dire io, cioè alla fine nemmeno dobbiamo massacrare il povero commerciante. Quindi. No, è chiaro, però se c'è un'opera di speculazione alle spalle, la cosa va, certo, decisamente vista in maniera, va vista per quella che è. Ma soprattutto nei mercati rionali, esatto, mercati rionali, lì è un... È proprio lì che si annida il massimo del mercato illegale, perché
do per assunto che una grande catena commerciale non abbia la possibilità di avvalersi di questo servizio, quindi probabilmente pagherà, ma pagherà in modo diverso, con No, ma la altro grande genere di forniture. distribuzione sono quelli che si sono messi, insomma, la maggior parte tutti in regola. Purtroppo quelli Appunto, che appunto. sì. Quelli che pagano il prezzo maggiore sono proprio i piccoli Sì. commercianti. Certo. Massimiliano, diamo un'informazione di servizio, considerato che appunto parliamo di shopper, oggetti che tutti noi maneggiamo ogni giorno. Come si distingue uno shopper legale da quello illegale? Sì, perché allora, prima di tutto lo shopper, vabbè, io me ne accorgo a tatto perché è molto semplice, si vede già dal tatto, però ci sono delle certificazioni che portano lo shopper. Poi, per essere certi al 100%, nemmeno noi lo possiamo dire, ma c'è bisogno di un'analisi che va fatta dettagliatamente. Quindi c'è proprio un centro che analizza il prodotto e quindi può dare la certificazione se è legale o illegale. Ma il consumatore ha la possibilità comunque di segnalare anche il sospetto che ci sia uno shopper illegale o comunque del materiale plastico non propriamente corrispondente alle norme di legge. Sì, certamente. Può addirittura, vabbè, anche tramite Legambiente c'è modo di segnalare questa tipologia di prodotto illegale. O E questo eventualmente sì, mi dica. è possibile farlo perché, appunto, come dicevi tu giustamente, lo Stato siamo noi, quindi alla fine siamo noi che dobbiamo cominciare a svolgere un'azione di normalità, nel senso, non possiamo continuare a dire che le cose non vanno bene, rimanendo però fermi, scusate, sulle nostre posizioni e sulle nostre cattive abitudini. Dobbiamo cominciare a prendere anche noi consapevolezza Sì. di quello che accade e fare in modo che non accada più, interrompendo questo circolo vizioso, come è accaduto nel vostro territorio, dove Sì. Sì. mi pare di poter dire con certezza che c'è stato un fiorire di associazioni. Sì. Un'ultima cosa, consentimi. Certo. Se si dà un'occhiata allo spot, lì è molto chiaro e dettagliato, quindi lancio una sì, per sapere dettagliatamente come è anche molto simpatico perché c'è è stato fatto con aderito gratuitamente l'attore Fortunato Cerlino che è l'ex attore della serie Gomorra. È Sì. stato voluto per provocare perché se si può veicolare il messaggio a tutti, quindi anche ai tifosi di quindi un po' a tutti e non tenercelo solo per noi. Infatti ha avuto oltre 6 milioni di visualizzazioni, 36.000 condivisioni e poi è fatto molto bene perché durante lo spot c'è questo Savastano che interpreta il boss di Gomorra. Che dice cosa hai da guardare, non hai mai visto uno come me che fa la spesa, ebbene sì, ci sono tante cose da sapere e ti spiega man mano cosa c'è, cosa si nasconde dietro a questo sacchetto. Ed è bello ed è ti fa vedere due facciate, due prima e dopo e bisogna tu pensi di aver visto tutto, invece no, poi ti fa vedere che alcune non hai visto che la commessa si è cambiata, non hai notato che hanno cambiato delle fioriere, che Savastano si è cambiato la La giacca, quindi giacca. dicevo, e quindi fa vedere dietro la busta, tu pensi di sapere che un sacchetto legale invece è legale, quindi è fatto veramente bene. Sì, è fatto molto bene, soprattutto perché mette in luce la nostra indifferenza e la nostra disattenzione. Giusto. Massimiliano, io vorrei farti ancora una domanda così un po' provocatoria, ma più che una domanda, una considerazione vorrei dividere con te e con i nostri ascoltatori. Questo Stato si accorge di noi solo dopo che ci ammazzano qualcuno. Questo Stato sta creando la nascita di alcune associazioni perché noi cittadini ci accorgiamo di essere cittadini solo dopo che magari è successo qualcosa di grave, forse meno grave. Abbiamo tantissimi esempi in Italia, i più eclatanti sono
i giudici che sono stati ammazzati, quelli che vogliono ammazzare. Sì. L'ultimo baluardo è rimasto quello della giustizia sana nei confronti di questa politica. Secondo te cosa dovremmo fare per migliorare il rapporto fra noi e questa politica che credo di poter dire in gran parte è corrotta? Ci sarebbe tanto, purtroppo ci sono troppi esempi negativi e quindi questi esempi negativi portano sconforto e lo sconforto poi porta addirittura addirittura a non andare nemmeno a votare, quindi proprio perdere un diritto sacrosanto, perché a volte mi confronto con tanti giovani ragazzi che sono preferiscono non andare nemmeno a votare, che è un diritto così importante. E cosa bisogna fare? Io per quanto mi riguarda non guardo gli altri ma guardo me stesso. Io dico, io faccio nel mio piccolo il mio dovere e per stare bene con me stesso e per fare quello che insomma quello che sia giusto fare, insomma, non è troppo facile, cioè, il percorso più semplice è quello da piccoli, no? Purtroppo la vita ci porta a tanti confronti durante tanti esami e questi esami bisogna affrontarli con ogni volta bisogna affrontarli con forza e non è facile. Certo, la cosa più semplice è cedere, naturalmente, invece fare quello che avete deciso di fare voi, e cioè portare avanti l'esempio dei vostri genitori che appunto nella loro normalità sono stati assolutamente eccezionali. Io dico che la nostra forza è la nostra incoscienza, forse perché siamo un po' incoscienti, quindi andiamo avanti, però se ci poniamo tante domande alla fine non si fa mai niente, quindi noi andiamo avanti e poi si vede, insomma. Andate avanti sul percorso che vi è stato comunque è stato segnato dalla vita e dall'esempio di due genitori che insomma sì perché noi denunciamo, ci siamo usciti di parte civile e ho detto va bene, è importante fare memoria, la memoria però è importante affinché si trasformi in impegno, perché se poi rimane solo la commemorazione della persona mi uccidete, noi familiari ci uccidete due volte, perché ogni volta a queste manifestazioni che ogni 16 maggio si commemora la vittima, i familiari lì presenti, il discorso e tutta la pompa magna che c'è dietro e poi dopo si riparte come se non fosse accaduto niente, per noi veramente mi ripeto, ci uccide veramente due volte. Allora dico, se la commemorazione, la memoria deve servire affinché si trasformi veramente in impegno e l'impegno si trasformi in riscatto. E quindi ho deciso di non solo fare questa cooperativa, anche perché quando tolsi l'attività sono stato 6-7 mesi disoccupato e ci fu un imprenditore, anche egli figlio di vittime della criminalità organizzata, che volle assumermi nonostante io stavo sotto tutela, quindi accompagnato da due poliziotti e quindi mi sono avvicinato a questo mondo del riciclo, del recupero della plastica e quando poi ho conosciuto Gennaro che ci siamo conosciuti al coordinamento dei familiari delle vittime, perché poi dovete sapere che la Campania detiene il primato di maggior numero di vittime, sono oltre 300 riconosciute, in quell'occasione con Gennaro ci siamo uniti, ci siamo confrontati, anche perché poi tu dici ma perché è successo questa cosa? Perché succede? Allora ti cerchi di capire anche le altre storie e poi insieme alle altre storie dici ma è mai possibile? Io non posso accettare questa sconfitta, questa morte così assurda. E allora ho detto no e quindi insieme abbiamo trasformato l'impegno il dolore in impegno, quindi ho detto va bene la commemorazione, va bene la marcia della legalità, va bene le testimonianze, ma noi ai giovani dobbiamo creare un'economia sana sul territorio. Infatti i nostri clienti sono tante cooperative sociali e tante aziende che hanno denunciato il racket
E quindi man mano l'intento è creare man mano una rete di tutte realtà virtuose sul territorio. E ci sono. E man mano, certo. Questo è come se fosse l'antivirus, cioè, non so se questo è l'intento. Ma scusami Massimiliano, siamo alla fine, ma un'altra cosa, cioè, voi avete parlato di incoscienza, credo che sia esattamente il contrario invece. Cioè, il vostro gesto di coraggio, la vostra moralità, il vostro comportamento è un percorso al contrario. Cioè, voi state insegnando ad uno Stato che non è tanto anonimo e non è tanto magmatico, ha delle persone con cui si può identificare lo Stato che non c'è. Voi state insegnando a questo Stato a fare ciò che non fa, e lo fate voi in maniera induttiva. Quindi, voglio dire, è un percorso difficile. Immagina quanta gente così matura. Voglio dire, è un percorso che rende maturi persone che dovrebbero essere invece istruite da uno Stato che è assente. È un percorso difficile, voi lo state compiendo, insomma. Sì, ci stiamo provando, perché non vi nego, tante volte veniamo presi dallo sconforto, però poi le motivazioni sono forti, perché vi ripeto, io ho visto il corpo di mio padre riverso a terra in una pozza di sangue, un 64enne con oltre 22 colpi d'arma da fuoco, è morto dietro ad una Panda, Fiat Panda, quindi non è facile accettarla quella cosa, quindi certo, certo. Allora sono fortemente motivato e non mi faccio tante domande, perché poi se ti fai troppe domande non riesci, poi alla fine non lo fai quella cosa, no? Ma poi se succede, se viene, se fa, se ci intimoriscono, allora se ti fai troppe domande non fai nulla, allora ok, andiamo avanti e poi si vede. Dove siete voi, Massimiliano, di modo che la gente possa trovarvi? Allora, la sede legale è a Castel Volturno, la sede operativa invece si trova a Carinaro, provincia di Caserta, nella zona industriale. Abbiamo preferito in quella zona mettere la sede operativa. Siete su Facebook? Abbiamo un sito, che info@coop21.it, www.cooperativa21.it, scusate, e quindi si possono fare le richieste, le varie offerte tramite posta elettronica. Perfetto. Grazie Massimiliano. Sì. Grazie per essere stato con noi questa sera, grazie per averci voluto raccontare la tua storia, aver condiviso con noi e con tutti gli ascoltatori anche le tue emozioni, le emozioni di un figlio naturalmente. E, ci risentiamo, come ci siamo tanti detti. Complimenti. Assolutamente, ci siamo detti nella nostra telefonata che organizzeremo altre trasmissioni anche con altri ospiti, perché le realtà presenti su quel territorio sono tante e desideriamo che i nostri ascoltatori le conoscano. Per cui per il momento ti salutiamo, ma rimaniamo d'intesa che ben presto ci risentiremo per una nuova trasmissione assieme grazie a te. A voi. Grazie a voi per e un caro saluto. Grazie mille. A presto, saluto a tutti gli spettatori. Grazie, arrivederci. A presto e buon lavoro. Ciao Massimiliano. Ciao, grazie. Ciao. Allora, sono le 23, noi in ritardo, passiamo subito la linea a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Prego Massimo. Sì, grazie. Dunque, Antonella entra, no? Dunque, vi dicevo prima di Le Pen, questa espressione Francia al popolo, insurrezione, ecco, con tanto di punto di interrogativo, e vediamo di capire un attimo. Allora, è arrivato il momento di un'insurrezione nazionale, un'insurrezione democratica per restituire la Francia al popolo, al proprio popolo. Così Marine Le Pen, candidata al Front National nell'ultimo grande comizio a Marsiglia, prima del primo turno presidenziale del 23 aprile. Un ciclo sta volgendo alla fine, giunge promettendo la conquista della poltrona più importante della Francia. Parole accolte dal boato di circa 5.000 militanti che hanno intonato la Marsigliese interrompendo la loro beniamina. Dunque, questo sta accadendo in Francia e dunque vediamo se abbiamo altre notizie
ce n'è una di sport per quanto riguarda la Champions, la Juve è in semifinale 0-0, la Juventus approda alle semifinali di Champions League uscendo indenne 0-0 dalla temuta gara del Camp Nou con il Barcellona battuto all'andata 3-0. Con questa notizia di sport, e non vi nascondo con parecchio sonno, alle 23:02 io vi restituisco la linea. Se volete fare anche un'altra trasmissione, poi dopo ci risentiamo per gli aggiornamenti all'una. Va bene, Antonella? Per me va benissimo, Massimo. Dopo una trasmissione come quella di questa sera, non vi nascondo che mi sento estremamente carica. Ascoltare queste storie dà carica, ragazzi, perché insomma ci rendiamo Beh, conto comunque Massimo, che il mondo non si ferma, eh. non si ferma alla Champion. Esatto. Allora, tutto quello, state certi che tutto quello che è legato al dio denaro non si fermerà mai. Ecco perché probabilmente, visto che siamo nel tema della trasmissione, no? Osservatorio antimafia, molto probabilmente è questo il motivo per cui un Cosa Nostra, una mafia, non cade mai, perché molto probabilmente è alimentata. Ora, da chi è alimentata? Insomma, è motivo di approfondimento, ma credo che ci siano delle indagini che stanno andando molto bene, che stanno penetrando molto bene. Ah certo, se lasciano fare ai giudici il loro lavoro, probabilmente riusciremo fino, ecco, perché il problema purtroppo è lì. È inutile girarci attorno, ma il problema è lì. Bene, alle 23:03 credo proprio che si debba salutare i nostri ascoltatori, ringraziandoli per averci seguito anche questa sera, nonostante la Champion. Vi diamo appuntamento mercoledì prossimo alle 18:30 per la diretta di Spazio Aperto e di seguito alle 22 per la diretta di Osservatorio Antimafia. Grazie a Rosario Moreno per averci seguiti con la regia da Treviso. Grazie a Massimo Bonella, editorialista di PianetaOggiTV.net da Venezia. Salutiamo Ugo Caleb che ci ha assistiti da Modena e diamo Ottimo. la buonanotte a tutti i nostri ascoltatori ringraziandoli ancora. Buonanotte da Antonella E Ugo Lombardi, arrivederci.